Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Il titolo della puntata di oggi è Dalle gammopatie monoclonari di incerto significato N-gas al mieloma multiplo, la rivoluzione diagnostico-terapeutica. Affronteremo questo argomento insieme al dottor Claudio Cerchione, che è dirigente medico ricercatore presso l'Istituto Romagnolo per lo studio dei tumori Dino Amadori di Meldola, in provincia di Forlì Cesena. Buonasera, dottore, benvenuto. Buonasera e grazie mille per l'interesse in un argomento così importante per noi ricercatori e medici in campo oncoematologico. Grazie mille. Beh, dottore, grazie a lei per il lavoro di divulgazione scientifica che sta facendo. Quindi, dottore, tornando all'argomento della puntata di oggi, che cos'è la gammopatia monoclonale di incerto significato, che a quanto pare è nota anche come M-gas? Come si manifesta e che cos'è il mieloma smoldering? Allora, la gammopatia monoclonale in certo significato è nota anche come M-gas, perché M-gas è l'acronimo che deriva dal termine in inglese, Monoclonal Gammopathy Unknown Significance, e tecnicamente una preneoplasia che si sviluppa per un errore del nostro sistema immunitario, dal quale si producono una serie di anticorpi, tutti uguali a se stessi, appunto monoclonali, un unico esercito, che vengono individuati da esami effettuati per caso all'interno del quadro proteico elettroforetico. Nessuno va a cercare la gammopatia in quanto è una condizione asintomatica, non potremmo neanche definirla una patologia, è un'alterazione biochimica che si va a riscontrare appunto da esami effettuati per altri motivi. E nel momento in cui si riscontra questa anomalia al quadro proteico, si va ad effettuare una serie di esami di approfondimento, sia a livello sierico che a livello urinario, quindi andando ad ammirare una serie di esami, alcuni dei quali sono esami rutinari come l'esame cromocitometrico, la funzionalità renale, azotemia, creatinina, uricemia, una serie di altri esami correlati, tra i quali l'LDH, la beta 2 microglobulina, ma la cosa più importante è andiamo a effettuare un'immunofissazione sul quadro proteico per andare a caratterizzare il tipo di anticorpi che siamo andati a trovare e degli esami che servono andare a stadiare la condizione, catene leggere libere, sieriche, la proteinuria delle 24 ore, la Benz-Jones urinaria, tutta una serie di esami, termini tecnici, diciamo, sono particolarmente importanti per i nostri pazienti per andare a comprendere qual è il monitoraggio corretto della malattia. Facendo il punto della situazione, andiamo a stadiare la gammopatia monoclonale, perché oggi la rivoluzione più importante in termini diagnostici, e da questo vi ringrazio per il bel titolo della puntata, e che in realtà noi oggi riusciamo a individuare realmente chi è il paziente a rischio basso e ad alto rischio, perché la gammopatia monoclonale di un certo significato a rischio basso, quindi quella che comunemente andiamo a monitorare, ha un rischio di evoluzione in mieloma multiplo, che è la neoplasia, in cui questa preneoplasia può andare a sfociare, di soltanto 1% per anno. 1 su 100, 1 su 200, a seconda delle casistiche, in realtà vuol dire che 99 pazienti su 100 o 199 su 200 passeranno una vita assolutamente normale, senza avere alcun tipo di problema e semplicemente monitorando questa condizione. Il passaggio ultimo è appunto il mieloma multiplo sintomatico, ma oggi siamo capaci di individuare il passaggio intermedio, che è appunto questo mieloma smoldering che ha citato. Smoldering è un termine che è intraducibile in italiano, per questo si chiama smoldering anche nella nostra lingua. La traduzione letterale è affascinante perché smoldering significa fumante, ossia che fa fumo ma non brucia, che non è riuscito ancora a dare il danno, ma il fumo è iniziato a partire. Significa che il paziente sta andando verso il punto di non ritorno. Quindi oggi noi siamo in grado di individuare, in particolare all'interno del mieloma smoldering, quelli a rischio basso, intermedio e alto, e addirittura il mieloma smoldering ad alto rischio ha una probabilità di evolvere il mieloma multiplo sintomatico tra il 40 e il 60% a 2 anni, a 24 mesi, e quindi è importante andarli a individuare per valutare quali sono i pazienti per cui potrebbe essere necessario un intervento terapeutico precoce, che purtroppo nel nostro paese è possibile soltanto all'interno di protocolli di ricerca, quindi trial clinici, tramite i quali noi riusciamo ad attaccare questa patologia prima che sviluppi i sintomi, appunto diventi mieloma multiplo. Naturalmente il paziente con gammopatia monoclonale non deve per niente essere allarmato, deve semplicemente
essere certo che ha effettuato tutti gli esami che gli permettono di essere certi che non è nella condizione appunto del mieloma smoldering, che è necessita di un monitoraggio diverso. L'esame del midollo osseo, che è quello che fa tanto paura ai nostri pazienti, si fa soltanto in determinati sottotipi, quindi nel paziente in cui appunto vogliamo andare a scongiurare un rischio di evoluzione mieloma multiplo stesso. Naturalmente, come nel mieloma multiplo stesso, nelle preneoplasie, quindi nello smoldering ad alto rischio, all'interno dei protocolli di ricerca abbiamo totalmente abbandonato l'idea della chemioterapia, quindi anche nel paziente che viene indirizzato all'intervento terapeutico precoce si parla di immunoterapia, quindi terapie che vanno ad agire in modo intelligente sul sistema immunitario, quindi anticorpi monoclonali che mirano ai bersagli terapeutici espressi sulle singole cellule, farmaci immunomodulanti che vanno un po' a inserirsi nell'ambiente, nel terreno che fa crescere le cellule. Io dico, andiamo a attaccare la piantina stessa, ma andiamo a attaccare anche il terreno che tiene in vita la pianta. Questo è un po' il senso delle combinazioni che utilizziamo per i nostri pazienti. Naturalmente tutto questo ci può permettere di andare ad evitare la progressione, e quando un paziente da gammopatia evolve verso mieloma multiplo, da smoldering evolve verso mieloma multiplo, quando sviluppa una serie di criteri che si chiamano criteri CRAB. CRAB è il granchietto in inglese, questo acronimo C sta per calcio, R sta per rene, A è l'anemia e B è bone, l'osso. Quindi il paziente può sviluppare un'anemia di grado moderato severo, può andare in insufficienza renale, purtroppo qualche paziente anche in modo importante, insufficienza renale di grado severo può portarlo in dialisi. L'ipercalcemia e il danno d'osso sono gli altri problemi, quindi evolvere non sempre significa evolvere in un modo indolente, in un modo tranquillo, ma talvolta può significare evolvere con dei danni che purtroppo possono compromettere in modo inevitabile la qualità di vita del paziente per il suo futuro. Quindi è importante andare a diagnosticare in modo importante queste condizioni preneoplastiche, capire quando e se è il momento di attaccare con una terapia per evitare che il paziente sviluppi dei problemi. Quindi questo è importante a livello diagnostico, e questo è importante nella divulgazione di questi tipi di condizioni che purtroppo sono poco note, se non dagli ematologi stessi, in particolare da chi ha un'esperienza di ricerca in questa patologia. Quindi sicuramente è fondamentale per i pazienti, è fondamentale anche per i colleghi capire quali di questi pazienti affetti da queste condizioni devono essere indirizzati a un centro specialistico che appunto ha un certo livello di esperienza sia diagnostica che terapeutica per questi pazienti. Sì, dottore, sembra veramente importante. Lei più volte ha detto, per scongiurare l'evoluzione in mieloma multiplo. Che cos'è il mieloma multiplo, dottore? Il mieloma multiplo è una condizione maligna, purtroppo, che può derivare dall'evoluzione della gammopatia monoclonale o del mieloma smoldering stesso, oppure insorgere de novo. È una patologia delle plasmacellule, le plasmacellule che si incattiviscono e creano appunto degli anticorpi anomali che possono andare a creare una serie di danni. In passato il mieloma era una vera e propria condanna, avevamo poche armi e scarsamente efficaci. Oggi c'è stata una vera e propria rivoluzione in termini diagnostici, ma soprattutto terapeutici. Siamo passati all'era dell'immunoterapia, in cui abbiamo degli anticorpi monoclonali anti-CD38, dove CD38 è il marcatore espresso da queste plasmacellule che in modo selettivo vanno ad attaccare le cellule stesse che danno il via alla patologia. Insieme a questo siamo andati a comprendere bene la biologia del sistema immunitario, oggi sappiamo modulare la risposta dei nostri farmaci, quindi ci sono delle terapie di combinazione che hanno cambiato totalmente la prognosi dei nostri pazienti, ma soprattutto anche la tollerabilità e la qualità di vita stessa. Oggi i nostri pazienti possono combattere la battaglia contro il mieloma, che diviene sempre più una patologia cronica, senza andare a pagare in termini di tollerabilità. Quindi ci siamo dimenticati delle vecchie chemioterapie col paziente che aveva degli effetti avversi devastanti. Oggi l'immunoterapia sicuramente ha i suoi effetti collaterali, ma niente a che vedere con quello che vedevamo in passato, e soprattutto oggi abbiamo dei tassi di risposta che si stanno avvicinando sempre più al 100%. Quindi stiamo correndo verso la cura di questa malattia. Oggi abbiamo anche dei nuovi meccanismi d'azione, quindi anche il paziente che è refrattario a quelle che oggi sono le cure convenzionali, tramite nuove terapie disponibili in pratica clinica oppure all'interno dei protocolli di ricerca, può trovare
qual è l'arma giusta per andare a eradicare queste cellule maligne. Quindi ci stiamo muovendo verso una via in cui il paziente viene cronicizzato e chissà se tra qualche anno non potremo parlare di cura, di guarigione, di cure, come dicono i colleghi americani. Oggi continuiamo a definire il mieloma una patologia curabile ma non guaribile, io direi sempre più curabile, perché oggi la quasi totalità dei pazienti rispondono bene alle armi che abbiamo a disposizione, quindi sicuramente possiamo guardare con maggiore ottimismo al paziente che si trova di fronte alla battaglia del mieloma. La guarigione è l'augurio che ogni giorno facciamo ai pazienti, ai loro caregivers, ai ricercatori che combattono contro questa patologia, e in realtà per tutte le rivoluzioni che sono in atto ci sembra sempre più un qualcosa che ormai non è soltanto un desiderio, un sogno, ma qualcosa che si può realizzare. E in realtà, se andiamo a vedere che nel 2015-2016 avevamo a disposizione 2-3 farmaci e nel paziente che era resistente agli stessi o che recidivava dopo una risposta avevamo poco da fare, pensiamo che oggi ogni mese abbiamo nuove combinazioni a disposizione, sicuramente stiamo andando verso un'epoca di immunoterapie di nuova generazione, anticorpi bispecifici che vanno a recuperare una risposta anche nei pazienti che hanno perso risposta all'immunoterapia di prima generazione, ma soprattutto stanno arrivando le CAR-T anche in Italia, quindi questi linfociti ingegnerizzati, l'idea di andare ad allenare il sistema immunitario dei pazienti contro la malattia stessa è un qualcosa che qualche anno fa sarebbe sembrata fantascienza e che oggi sarà presto a portata di mano, oltre a una serie di altri meccanismi d'azione che si stanno sempre più affacciando anche all'interno del nostro Stato, quindi oggi collaborando diciamo con tutto il resto del mondo le terapie arrivano presto anche nel nostro paese, che a livello di ricerca devo dire non è da meno rispetto a tanti altri. Beh, dottore, che bell'augurio che ha fatto ai pazienti e che belle parole di speranza che abbiamo ascoltato, è stato veramente bello ascoltarla. Quindi, dottore, lei è presidente della SOHO Italy, la Society of Hematologic Oncology Italy, che è stata fondata insieme all'MD Anderson Cancer Center di Houston. Ci può raccontare per favore di che si tratta e quali benefici ha portato a voi ematologi e anche ai vostri pazienti, naturalmente? Grazie mille per la domanda. Siamo particolarmente orgogliosi, io, il professor Giovanni Martinelli e il professor Jacob Cantaggia, appunto l'MD Anderson di Houston, di aver creato questa società scientifica internazionale, appunto la SOHO Italy, che nasce proprio dal SOHO degli Stati Uniti, la società scientifica creata dai colleghi dell'MD Anderson Cancer Center, che è il maggior centro di oncoematologia del mondo, laddove gran parte delle terapie che cambiano la storia dei nostri pazienti nascono. E l'idea di essere in qualche modo la controparte italiana dell'MD Anderson è un qualcosa di cui siamo particolarmente onorati ed orgogliosi. L'idea che la nostra attenzione al trial clinico, quindi all'opportunità sperimentale, è un qualcosa che in qualche modo rispecchia quello che gli americani credono, cioè l'idea che dobbiamo sempre più andare a puntare al 100% nelle risposte ai nostri pazienti. Non possiamo essere soddisfatti finché non abbiamo il 100% di risposte, ma soprattutto il 100% di guarigioni. E la SOHO Italy è appunto una società che è nata nel 2019, creata proprio insieme ai colleghi del Leukemia Department dell'MD Anderson, e da quel momento abbiamo creato non soltanto congressi, non soltanto la conferenza annuale che oggi arriva alla quinta edizione, che si terrà dal 3 al 6 ottobre 2023 a Roma, ma una serie di progetti. Stiamo sviluppando dei gruppi di patologia con i quali per prima cosa incrementare l'interesse dei giovanissimi ematologi, under 40, per la ricerca nelle patologie oncoematologiche, mettendo su una vera e propria cantera per ogni singola patologia, e l'obiettivo di andare a incentivare le idee brillanti che arrivano dai colleghi più giovani tramite premi di ricerca, tramite la possibilità di essere ospitati all'MD Anderson, ma soprattutto la realizzazione di trial clinici veri e propri insieme ai colleghi americani. All'inizio era in qualche modo una società sviluppata da noi dell'IRST di Mendola e i colleghi MD Anderson. In realtà oggi insieme a noi ci sono tutte le migliori istituzioni mondiali a livello nazionale e internazionale, quindi la conferenza è un po' un incontro, un grande incontro che è un po' una festa della ricerca che si tiene ogni anno, ma ci sono una serie di eventi ibridi, perché crediamo che sia fondamentale abbracciare anche colleghi che per mille motivi sono all'altra parte del mondo e non riescono ad essere fisicamente
con noi agli eventi che realizziamo, ma soprattutto attività realizzate in modo gratuito. Vogliamo andare a educare i nostri colleghi, andare a creare dei programmi educazionali che siano alla portata di tutti, quindi non ci sono costi di iscrizione né per la società né per i singoli eventi, ma soprattutto per partecipare all'attività che la società offre. 5 anni di storia, ci sembra ieri che è stata creata, in realtà di strada ne abbiamo fatte, se pensiamo che oggi stiamo riuscendo a sviluppare quello che qualche anno fa ci sembrava soltanto un qualcosa di molto ambizioso, di difficilmente realizzabile, e che oggi tanti passi sono stati fatti. Credo che la So Italy abbia ancora tanta strada da fare, ma tanta ne abbia fatto. L'idea di una società internazionale, quindi anche di poter permettere ai colleghi italiani di essere a contatto con ricercatori di fama mondiale, di scambiare idee e di crescere insieme, quindi questo è l'obiettivo. E per i nostri pazienti la So Italy in realtà sta avviando anche delle campagne di prevenzione, quindi è una società che non vuole abbracciare soltanto i colleghi oncoematologi, ma in qualche modo abbracciare anche il paziente e chi combatte insieme al paziente, quindi i cosiddetti caregivers che combattono la battaglia ogni giorno. Vogliamo creare delle campagne sia di divulgazione che di prevenzione sulle patologie ematologiche, perché crediamo che debbano essere conosciute sempre più. Non possiamo andare a parlare di leucemia, di linfoma e di mieloma soltanto nel momento in cui c'è qualche caso di particolare interesse mediatico. Lì la realtà è che vogliamo aggiornare la popolazione in modo costante riguardo le nostre evidenze, riguardo le nostre ricerche, ma anche far comprendere quanto queste patologie purtroppo possono toccare chiunque di noi da un giorno all'altro, e quindi è fondamentale conoscerle per saperle prevenire, ma soprattutto per arrivare al posto giusto, al momento giusto, e affrontare queste patologie con l'arma migliore che si ha a disposizione, soprattutto con la diagnostica più corretta, perché oggi la diagnostica diventa sempre più avanzata e il paziente deve sapere sicuramente insieme al suo medico il posto dove è meglio rivolgersi per quel sottotipo di patologia. Beh, dottore, e noi come italiani siamo veramente orgogliosi di lei, anche perché lei la settimana scorsa è stato il primo ematologo italiano a parlare di mieloma multiplo al maggior congresso al mondo di ematologia ed oncologia, e cioè il congresso ASCO, che tutti gli anni si tiene a Chicago. Ci racconti, dottore, di che cosa avete parlato e quali sono state le emozioni che ha provato? Grazie mille per questa domanda. Il congresso ASCO è un po' il maggior congresso per noi ematologi e per gli oncologi. È un congresso che si tiene ogni anno a giugno a Chicago, e l'idea di poter essere stato invitato come relatore nella sessione educazionale di un evento così prestigioso è stata un'emozione enorme. Sono stato invitato dal board stesso della società, quindi all'inizio diciamo la grande sorpresa, sicuramente l'idea che tanti sacrifici che ogni giorno profondiamo per i nostri pazienti siano stati riconosciuti anche dall'altra parte del mondo, e sicuramente la possibilità di poter avere un canale di divulgazione assolutamente importante per parlare di una tematica che mi sta assolutamente a cuore. Minorities in multiple myeloma, le minoranze, significa i pazienti che in qualche modo hanno delle caratteristiche di malattia per cui vengono un po' meno considerate all'interno delle attività di ricerca, in particolare i pazienti che hanno insufficienza renale, relato o non relata al mieloma, il paziente che ha localizzazioni extramidollari di malattia che purtroppo hanno prognosi peggiori, ma soprattutto i pazienti che per mille motivi non hanno una disponibilità democratica dei trial clinici, quindi differenze sia etniche che razziali nella disponibilità delle opportunità di ricerca avanzata. Questo oltre naturalmente a focalizzarci anche sul paziente molto anziano. Il mieloma è una malattia che in passato era definita sicuramente dell'anziano, oggi sappiamo che è soprattutto dell'anziano, ma non soltanto dell'anziano stesso. L'incidenza sicuramente sta cambiando notevolmente, ma i pazienti anche ultra ottantenni oggi hanno la possibilità di essere curati al meglio grazie a delle terapie che non risentono assolutamente delle comorbidità in termini di efficacia, ma soprattutto tramite modulazione dei dosaggi oggi possiamo trattare bene anche queste categorie. L'obiettivo di questa sessione educazionale è no patient left behind, quindi non lasciare nessun paziente indietro, e crediamo che questo slogan sia quello che noi mettiamo in pratica ogni giorno, nel senso andare a curare, andare a gestire, provare
a guarire al meglio anche i pazienti che in qualche modo sono quelli un po' più deboli, quindi queste minoranze, far sì che siano anche accolti all'interno delle migliori opportunità terapeutiche e sperimentali che abbiamo a disposizione. Ho avuto l'onore di condividere il palco con due colleghi, Sikander El Awadi della Mayo Clinic e la collega Shakira Grant, sempre degli Stati Uniti, e devo dire che è stata un'emozione unica anche lo svolgimento della sessione, con un'enorme partecipazione, interattività sia dalla platea presente in sala che dai colleghi collegati in modalità ibrida, e devo dire che secondo me abbiamo lanciato una bella pietra nello stagno, e spero che quello che ne è derivato da questa sessione possa avere, diciamo, degli obiettivi realizzati a breve termine riguardo i prossimi protocolli che abbiamo a disposizione, magari noi stessi, insieme ai due colleghi con cui abbiamo condiviso questa esperienza, realizzare qualcosa per le minorities. Veramente oggi in oncoematologia, grazie alle rivoluzioni che ci sono state, possiamo realmente andarci a concentrare anche sulle categorie più deboli. Quindi mentre in passato, diciamo, probabilmente per la difficoltà nel curare queste patologie era veramente difficile pensare di andarsi a concentrare sulla migliore terapia anche per il paziente un po' più fragile, oggi sappiamo invece che nella medicina personalizzata, nella personalized medicine che stiamo rincorrendo, riusciamo sempre più a individuare le caratteristiche dei singoli pazienti e andare a creare sempre più un vestito che sia ritagliato proprio sui singoli aspetti di quel paziente, così da poter ottenere la miglior terapia che possa dare migliori risultati. L'obiettivo prossimo è questo: andare a caratterizzare sia le caratteristiche stesse del paziente in termini di comorbidità, in termini di patologie concomitanti, in termini di farmaci assunti per altri motivi, ma soprattutto le caratteristiche fisiopatologiche della malattia, per arrivare a una target therapy, quella di cui parliamo tra qualche anno, anche in patologie come il mieloma multiplo, che fino a un po' di tempo fa erano così ostiche da trattare. Beh, dottore, praticamente lei oggi ci ha portato delle buone notizie, lo ha fatto con un entusiasmo incredibile. È stato veramente un grande piacere ascoltarla. A presto, dottore. Grazie mille, grazie a voi e grazie a tutte le persone, all'audience che oggi ha avuto attenzione verso un argomento che tengo particolarmente a cuore. Ribadisco l'augurio ai nostri pazienti: parlare di mieloma significa poter parlare presto di una patologia che, oltre a curabile, diventerà anche guaribile. Questo è l'augurio più bello che possiamo fare a tutti loro. Grazie a voi. Grazie dottore, grazie ancora, e ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione, e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.